Tantissimo, tantissimo, perché veniamo da un momento difficile contro una grande squadra, a mio parere, e niente, una vittoria fondamentale, e niente, da qui dobbiamo ripartire, nonostante forse non è stato il miglior Teramo, però non interessa, l'importante è che c'è stata una grande voglia di vincere e penso che si sia vista, specialmente negli ultimi minuti, quando eravamo in difficoltà e Siena attaccava. Ho visto una squadra con sangue agli occhi, quello è l'importante. Grazie, allenatore Riverini, ti ha riconosciuto la capacità di soffrire, una Sì, vittoria voluta, sofferta. quello è importante, importante. Quello che forse ci è mancato ultimamente, perché se si soffre, poi piano piano si aggiustano tante cose. Dopo il gioco arriva, però prima bisogna cercare di fare risultati e di lottare tutti insieme. Dedica. Ma l'ho voluto dedicare a mio compagno Speranza perché ha avuto un periodo non facile, quindi lo reputo un mio amico e quindi gliel'ho voluto dedicare. Nembi, oggi dietro avete fatto una prestazione assurda, nel senso buono. Sentivate il bisogno di dare questo segnale oppure non avete mai perso la tranquillità? No, non sentivamo bisogno di dare un segnale perché negli ultimi anni, sapete ben meglio di me, beh, D'Orazio e Altobello sono ragazzi nuovi, quindi magari hanno anche bisogno di dimostrare, ma io non ho bisogno di dimostrare a nessuno il mio valore perché l'ho dimostrato nei 4 anni che ero qua a Teramo. Però sono d'accordo, abbiamo fatto una prestazione veramente perfetta e sono contentissimo perché è normale che quando una squadra nelle ultime partite prende gol come abbiamo preso noi, è giusto che la difesa venga criticata. Però non abbiamo mai perso, soprattutto la voglia di lavorare, di migliorarci. Il modulo di oggi vi dà più sicurezza perché è quello che conoscete meglio. Ti devo dire la mia sincera verità, a me sì, a me mi dà più sicurezza, però quello lo decide il mister, quindi qualunque modulo facciamo dobbiamo cercare di dare il massimo, però è normale, il 3-5-2 abbiamo vinto il campionato l'anno scorso, quindi io lo so a memoria, sinceramente. Può essere un nuovo punto di partenza, tra virgolette, magari dal punto di vista mentale. Me lo auguro perché la squadra aveva bisogno di un po' di ritrovare serenità. E era un momento difficile dove, come è giusto che sia, arrivavano critiche e quindi una vittoria è importante per lavorare più sereni in settimana e per andare a ruota libera alle prossime partite perché è una squadra giovane che se viene lasciata lavorare in serenità per me può raggiungere grandi traguardi. L'arbitro è il ricordo di Bonazzoli. Sì, L'arbitro è il ricordo di sì, mi ha lasciato un ricordino. Era magari particolare pure del signorino. Per me sì, venivo da tante partite in panca, quindi avevo voglia, tanta voglia di riscattarmi. È andata bene, sono comunque contentissimo per noi, comunque per la squadra, perché comunque in settimana non è stata una settimana facile, come è giusto che sia dopo due sconfitte, però tornare alla vittoria è stato bellissimo perché comunque ci permette anche adesso di lavorare meglio nella prossima settimana, che comunque abbiamo una trasferta con Lucca difficile, cerchiamo di sfatare questo tabù delle trasferte che comunque ancora ci dice male. Quando giovedì Verini ti ha provato a sinistra, come ti sei ritrovato? Diciamo che comunque in quel ruolo mi trovo bene perché ho iniziato sempre da esterno. Poi comunque il mister mi ha avvertito che comunque era anche un ruolo difensivo, però ho cercato di dare il meglio, ho cercato di fare il massimo e spero di aver ripagato la fiducia che mi ha dato quest'oggi. Da Teramano probabilmente le senti forse ancora di più i momenti negativi e i momenti positivi. Il gol è una risposta per tutto, soprattutto dal punto di vista È personale. normale che quando comunque perdiamo ci criticano, a me mi toccano ancora di più perché comunque sono di Teramo, sono di questa città, dà ancora più fastidio. Quindi ho detto oggi, mi sono detto di cercare di vincere, di tirare fuori comunque la squadra da questo brutto periodo e spero di esserci riuscito e anche grazie ai miei compagni che comunque abbiamo fatto un ottimo partito. Il Varini ha detto che ti ha visto negli occhi una luce diversa, che hai voglia di riscatto, di nuova vincita oggi.
spero sia vero, perché comunque in alcuni allenamenti penso il contrario, però questa settimana ho visto la possibilità che potevo partire dall'inizio, quindi mi sono allenato con uno spirito diverso, ho dato tutto quello che avevo e comunque ripeto, spero di avergli riparato la fiducia che mi ha dato oggi, perché per me era importante ritrovare la via del gol soprattutto e comunque la vittoria per la squadra. Con questo modulo sei tornato, diciamo così, a vedere la porta, quindi anche per te questo modulo, diciamo, ormai ce l'hai nel DNA. Sì, diciamo che anche come mezzala, però portato come mie caratteristiche da mezzala di non andare troppo, quindi difficilmente arrivavo a chiudere in porta. Questo ruolo mi è sempre piaciuto anche perché è quasi un esterno, quindi mi trovo più volte davanti alla porta e è capitato che oggi mi è arrivata la palla, ringrazio anche Moreno dell'assist, è andata bene così. Invece la fase difensiva è più difficoltoso per te, devi migliorare ancora qualcosa, come ti trovi insomma da quel punto di vista? Ah, sicuramente, perché comunque la fase difensiva, diciamo stretti con i difensori, non l'ho mai fatta, quindi per me è molto difficile, però negli allenamenti il mister questa settimana mi ha spiegato un po' la fase difensiva e grazie anche ai miei compagni che mi richiamano penso di riuscirci bene in quel ruolo. Dedica a mia madre soprattutto, perché comunque anche in questi momenti difficili mi è stata vicina, è lei che mi dice comunque di non mollare mai, quindi voglio dedicarlo a lei per la forza che mi dà. Può essere questa gara la scintilla, perché voi comunque siete la squadra che l'anno scorso ha vinto il campionato, molti degli uomini sono rimasti, mancava forse qualcosa dal punto di vista mentale che questa vittoria magari può dare? Speriamo sia la scintilla veramente, perché comunque va bene che comunque in casa la squadra c'è e si vede, però dobbiamo, come ripeto prima, dobbiamo migliorare nelle trasferte, perché comunque fuori casa ci sta mancando quel qualcosa, che se vai a vedere in casa i punti arrivano e fuori casa no, se arrivassero anche fuori casa sarebbe meglio per noi. Ale, oggi hai dato risposte importanti. Hai mai smesso di sentirti fondamentale per la squadra e questo ti ha dato la carica per tornarlo, oppure sei sempre stato tranquillo? Ma diciamo che tranquillo no, però anche sapevo di se stando in banchina potevo dare il mio contributo entrando e se stavo in banchina comunque rispetto alle decisioni del mister, però aspettavo il momento di ritornare tra gli 11 per comunque far vedere il mio valore e comunque cercare di dare una mano alla squadra, perché comunque nel momento di difficoltà stavo male anch'io stando in banchina, non potevo aiutare la squadra, quindi oggi ringrazio il mister che mi ha dato la possibilità di scendere in campo e spero di aver aiutato i miei compagni nella vittoria finale.